Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale. Ben ritrovati ai vecchi iscritti e benvenuti ai nuovi. Nelle ultime settimane vi siete iscritti in tantissimi e quindi ci tengo a ringraziarvi tutti quanti, grazie davvero. E mi fa molto felice perché il canale sta crescendo rapidamente. Tra l'altro sono contentissima anche del successo che sta avendo il mio ultimo tutorial, quello sul fake soutache. E vi è piaciuto tantissimo, in tantissime mi avete scritto appunto che è una tecnica che vi piace e che volete sperimentare, in tante mi avete anche mandato le foto, vi ringrazio davvero di cuore tutti quanti. E mi fa davvero tanto tanto piacere questa cosa. Bene, passiamo all'argomento del video di oggi, che si tratta di una review, in particolare del sito polacco Max Beats. Adesso vi faccio vedere. Eccolo qui. Maxbeats.it, naturalmente giù nell'info box vi metterò il link diretto al sito. Qua ho la fattura e mi sono anche appuntata le spese di spedizione e tutto quanto. Quindi, allora parto col dirvi che è un sito polacco che vende appunto materiale creativo. Trovate soutache, trovate perline, trovate minuteria, trovate filati, un sacco di cose. Io ho acquistato anche in passato da Maxbeats. E quella volta presi un po' di tutto, ma mi sento di sconsigliarvi la minuteria perché la minuteria non è proprio di eccelsa qualità, a meno che non prendiate per esempio l'acciaio, e allora in quel caso l'acciaio inossidabile, acciaio inossidabile, non succede nulla. Ma la minuteria metallica con una lega non specificata ve la sconsiglio perché tendono ad annerire, quindi non mi piacciono tantissimo. Però io di solito acquisto su questo sito quando voglio fare il rifornimento di rocaille, perché le rocaille comunque sia sono della Toho, della Miyuki e della Preziosa, e quindi sono quelle standard che utilizziamo, quindi sono di ottima qualità. Poi sul sito trovate anche perle cieche, perle normali, un sacco di cose veramente, quindi date un'occhiata. Io però appunto ho fatto questo acquisto, come vi dicevo, principalmente per le rocaille. E perché? Perché avevo bisogno di 11 e 15 zero in particolare dello stesso colore per riuscire appunto a lavorarle al fake soutache. Come sapete, in questa tipologia di lavorazione servono appunto le rocaille combinate dello stesso colore. E allora, le modalità di spedizione. Dunque, qua c'è una piccola tabella che riassume tutto quanto. Da 0 a diciamo 20 euro, la raccomandata costa 6 euro e il corriere UPS 12. Dai 20 ai 50, 3 la raccomandata, 6 euro il corriere. E sopra i 50 spediscono direttamente con corriere UPS ed è gratuita la spedizione. Qua ci sono anche i giorni, dai 5 ai 10 giorni lavorativi per quanto riguarda la raccomandata, e il corriere ci mette dai 3 ai 6 giorni lavorativi. Nello specifico, io ho concluso l'ordine martedì. L'ho proprio pagato martedì e venerdì a pranzo avevo già il corriere che bussava alla porta, quindi sono stati veramente rapidissimi. Se ci pensate, dalla Polonia ci hanno messo mercoledì, giovedì e venerdì, 3 giorni, pochissimo davvero. E allora, la cosa poi interessante di questo sito è che le bustine standard di perline sono di 5 grammi, però volendo c'è anche il pacco da 50 grammi per quanto riguarda le Toho e da 25 grammi per quanto riguarda le Miyuki, ed è una modalità molto conveniente perché chiaramente se prendete il pacchettino da 5 viene a costare di più in proporzione rispetto a quello da 50 o da 25. Quindi se ci sono dei colori che vi piacciono in particolar modo e volete farne scorta, vi conviene appunto prendere il pacchetto da 50 o da 25 grammi. Quindi è una cosa che secondo me è molto interessante. Allora, partirei subito subito a mostrarvi le rocaille. Ho preso, come vi dicevo, i colori combinati, quindi ho preso sia le 15 che le 11, più o meno delle stesse colorazioni, sempre se erano disponibili e se già non le avevo a casa, chiaramente. Quindi ho preso per esempio queste perline qui, che sono della Miyuki 150. La cosa negativa di questo sito è che sulla bustina non riportano né il prezzo né il codice della colorazione originale. Quindi io mi sono segnata qui il prezzo e qua ho messo il codice della Toho, che questa colorazione qui è la 4490, così se in futuro la voglio riacquistare so che colorazione è, perché non c'è scritto neanche il nome del colore. Comunque c'è scritto tutto sulla fattura e quindi io l'ho recuperati da lì i nomi, e sul sito appunto trovate anche il codice, e quindi mi sono appuntata tutto quanto. Quindi per 5 grammi
1,74 le 15 e stessa colorazione alle 11, 1,01 euro, codice è lo stesso chiaramente. Questo che vedete qui stampato da loro è il codice del prodotto sul sito, mentre questo qui in alto che ho segnato io a penna è il codice della colorazione della Miyuki. Poi ho preso sempre in 11 e 15,0 questa colorazione qui, che dovrebbe essere la Dark Bronze, la 222. E allora, ho preso di tutto 10 grammi, tranne queste qui prime che vi ho fatte vedere, perché queste non erano disponibili sul sito. Tra l'altro, a proposito, io avevo raggiunto la soglia dei 50 euro perché mi sono detta così non pago le spedizioni, però l'avevo superata di pochi centesimi e al momento della conferma dell'ordine loro mi hanno inviato poi una mail in cui dicevano che non avevano due quantità di queste perline, quindi me ne hanno mandati solo 5 grammi e quindi in quel modo lì io non c'è arrivavo ai 50 euro, arrivavo a 49 spicci. Allora gli ho mandato una mail dicendo: ma aggiungo qualche altro prodotto o mi spedite comunque gratuitamente, insomma, il pacco? E loro hanno detto: no, te lo spediamo tranquillamente a spese nostre, anche così, senza che aggiungi niente. Quindi sono stati davvero gentilissimi perché mi hanno risposto subito e in più mi hanno spedito il pacco, anche se per pochi centesimi, non raggiungevo i 50, me l'hanno spediti comunque a spese loro. E vi dicevo, quindi quelle sono in bustine da 5, qua invece sono 10 grammi, anche se qua vedete scritto 5, il per 2 l'ho aggiunto io, perché loro poi spediscono in bustine separate. Infatti la cosa brutta di questo sito è che se voi ordinate 10 grammi non vi mandano la bustina con 10 grammi, ma vi mandano due bustine con 5 grammi ciascuna, quindi guardate quante bustine in più non necessarie. Io ho fatto il trasferimento, quindi mi sono messa lì con tanta pazienza e ho spostato le perline dello stesso colore in un'unica bustina per praticità, mi rimane più comodo così averle tutte insieme. Però guardate quanta plastica sprecata. Naturalmente io queste bustine bene o male le riutilizzerò per metterci, non so, magari dei cipollottini quando li tolgo da un filo che acquisto, oppure magari in uno swap. Però capite che se vogliamo essere ecologici, queste sono bustine in più inutili. Io capisco che chi fa questo lavoro comunque smista prima la merce, quindi le mette in bustine già pesate da prima di 5 grammi ciascuna e va bene. Però credo che dovremmo stare un pochino più attenti all'ambiente e magari loro, se proprio vogliono anticiparsi con i tempi, potrebbero fare un tot di bustine da 5 grammi e un tot di bustine da 10 grammi, non lo so, io ho provato anche a dirglielo, perché alla conclusione dell'ordine vi spediscono il pacco, qualche giorno dopo che vi arriva il pacco vi arriva un'email in cui loro chiedono conferma del fatto che il pacco sia arrivato o meno. E vi mandano anche una casellina nella quale voi potete dare dei suggerimenti, dire ciò che vi è piaciuto, ciò che non vi è piaciuto. Io la scorsa volta, perché qualche mese fa, ho fatto un altro ordine e ho provato a scriverglielo. Non so se prenderanno in considerazione questa cosa, ma ormai l'Unione Europea sta cercando appunto di starci attenta al discorso delle plastiche, quindi spero vivamente che anche loro prendano un provvedimento riguardo a questa cosa, ecco. Quindi, bando alle ciance, passo a mostrarvi il resto del materiale. Ho poi preso, appunto, sempre in modalità, in misura 15 e 11,0, un classico bianco opaco. Queste sono della Toho, come anche il bronzo precedente era della Toho. Se non ho scritto nulla, vuol dire che è tutto Toho. Nelle poche Miyuki che ho preso l'ho specificato, a parte che si vede già dalla dimensione della perlina, però vabbè. Questa è un'altra colorazione bellissima che vi consiglio, è la 504 della Toho, e anche qua ho preso il prezzo che vedete, non è per i 5 grammi ma per i 10 grammi di perline, e secondo me sono ottimi prezzi. Più avanti in questo video vi mostrerò anche il confronto di prezzo a parità di peso di queste bustine che ho comprato con un altro sito italiano, proprio per farvi capire la differenza del prezzo, e secondo me sono molto convenienti, appunto. Poi ho preso un po' di colori che di solito non compro mai, un po' insoliti per me, tipo questi. Ho preso questo verde pino, la colorazione è 47H, sempre della Toho, 72 centesimi per 10 grammi di perline, sono veramente poche, cioè sono veramente pochi questi soldi.
E ho poi preso questo che è un marrone cioccolato, 46 ml il codice, 80 centesimi per 10 grammi, e anche il rosso che è una colorazione che di solito non compro quasi mai. Allora ho preso questa che è la 405F, 1,06 € per 10 grammi ed è una colorazione opaca di un rosso cangiante, non so quanto effettivamente si percepisca in camera, ma è un rosso con anche un po' di sfumature sull'aranciato. E poi invece ho preso un bel rosso pieno, 45A è la colorazione, 80 centesimi sempre per 10 grammi. Di queste purtroppo non c'erano le 15, quindi niente 15. Poi ho preso un po' di colorazioni metalliche. Il classico 221 che è il colore bronze, quello classico di sempre, che mi piace tantissimo, che questa volta ero tentata di comprare nel pacchetto da 50 grammi, ma purtroppo non c'era, quindi mi sono limitata a prendere due bustine da 5 e ho pagato 2,40 euro. Poi ho preso questa colorazione qui, che dovrebbe essere la blush qualcosa, non mi ricordo, ora ve lo dico. Accidenti, non c'è tutto il nome sulla fattura, va bene, non fa niente, comunque dovrebbe essere la blush qualcosa, comunque è una colorazione dorata che vira sul rosa, 10 grammi, 1,80 euro. Poi ho preso questa colorazione qui, che è un, forse un iris brown, qualcosa del genere, e sono 74 centesimi per 10 grammi, è molto bella, cangiante, vedete così, il codice è 83. Codice della colorazione Toho. E poi ho preso quest'altro colore qui metallico che è la colorazione 89, 72 centesimi ed è un verde scuro metallizzato. Sembrerà grigio, ma vi assicuro che poi in realtà è a metà fra un'ematite e un olivine. Quindi, boh, non lo so, sembra un ematite, ma vi assicuro che ha dei riflessi verdi dal vivo che magari qui non si percepiscono. Almeno io dal display della videocamera non li vedo, però vabbè. Poi ho preso questa colorazione particolarissima, che è la 513F, ed è quella, una delle tra le più care che insomma ho preso. Per 10 grammi ho speso 3,42 euro. Però è una colorazione davvero particolarissima, molto molto carina. Vediamo se riesco a trovarne il nome. Allora, aspettate. Allora. Si dovrebbe chiamare Higher Metallic Frosted Carnival. Se non ricordo male, dovrebbe essere così. Perché qui sulla fattura purtroppo il nome non è completo. Faccio vedere. Vedete? Higher Metallic Frosted e poi puntini puntini, ma se non sbaglio era Carnival ed è molto carina. E sul sito mi piaceva forse un po' di più in foto, però anche così insomma non è male. È bella anche dal vivo, sì, è particolare, diciamo, ecco, deve piacere. Poi ho preso un classico jet perché a casa avevo le 15 ma non le 10, quindi sempre per il discorso che le voglio abbinate, ho preso appunto una bustina da 10 grammi di queste e l'ho pagata solo 56 centesimi per una bustina da 10 grammi, sì che è un colore base, però comunque pochissimo sui siti italiani le paghiamo di più. E poi ho preso questa colorazione bellissima che è la 43DF, pagata 80 centesimi, sempre per 10 grammi. Ultimamente sono in fissa con le colorazioni opache frosted, quindi ne ho prese diverse. Poi ho preso questo bel punto di blu, un blu jeans. E praticamente questa è la 48L, sempre 58 centesimi, molto bella. Vedete rispetto a quella di prima, ho preso qualche sfumatura di blu che non avevo perché ho il cobalt, il royal, il navy, però non ho queste sfumature qui un po' più chiare, quindi ho deciso di prenderle. E poi ho preso tutta una serie di beigiolini perché anche questi mi sono accorta di non averne poi tanti e ho preso questo che è della Toho, pagato 74 centesimi, sempre 10 grammi, molto carino. Ho poi preso invece questi altri due che sono della Miyuki e ho preso in particolare la colorazione 592, molto carina. E
e la 492, che per il discorso di prima è frosted, molto carino. E ho poi preso questi tre colori sempre della Miyuki. Allora, questo che è un color caramello particolarissimo, e, come vi dicevo, di solito i marroni non li compro, però ho voluto appunto prendere qualcosina perché almeno qualche volta insomma servono. Quindi poi questo è un bel punto di marrone, proprio avete presente la caramella mu? Ecco, quel colore lì, è il 4457. E le perline della Miyuki, come vedete, costano un pelino di più, ma quella è normale. E poi ho preso questa colorazione qui, che assomiglia vagamente alla Semi Glazed Navy Blue della Toho, è molto molto bella, sempre frosted come vedete, e niente, ormai sono in fissa. E io vado a periodi, non so voi, delle volte mi fisso con una determinata sfumatura di colore o con una determinata finitura. In questo momento sono fissata con le finiture opache, e ho poi preso appunto anche questa che è sempre opaca ed è la 2038 della Miyuki, eccola qua, davvero bellissima anche questa, è un azzurro carta da zucchero, dovrebbe essere così più o meno. E ho poi preso qualche 150 di colorazioni di cui avevo le 11 a casa, e quindi ho preso le 15. Ho preso queste che sono le Nickel della Toho, la colorazione è la 711 e queste le ho pagate tanto, 4,84 per 10 grammi, ma perché la colorazione Nickel costa un botto. E però ecco, è bellissima, è un appunto un color Nickel più scuro insomma del classico argento. E ho poi preso le Jet, Opaque Jet se non sbaglio, frosted, qualcosa del genere, perché per lo stesso discorso ho le 11 a casa ma non le 15, quindi ho preso queste, la colorazione è la 49F, 1,08 per 10 grammi, e stesso discorso per queste, che sono le 420, pagate 1,60 €, ho le 11 a casa ma non le 15, e quindi ho preso questi tre colori, così che ho più 11 e 15 abbinate dello stesso colore. Allora, qua finiscono le Rockaille, quindi vi voglio fare quel discorso che vi dicevo all'inizio sul confronto dei prezzi. Allora, per rendermi conto io, ma anche per farvi rendere conto a voi del confronto dei prezzi di questo sito con un altro sito italiano, ho preso e fatto proprio la comparazione, mi sono appuntata i prezzi dell'uno e dell'altro. E non farò il nome di questo sito perché comunque non mi va appunto di fare questo tipo di pubblicità tra virgolette negativa. È un famoso sito italiano che conoscete sicuramente tutte, e in sostanza ho preso allora questa bustina qui, che è una tra le più care che ho comprato, che mi è costata per 10 grammi 3,42 €, e ho fatto il paragone sul sito italiano, e sul sito italiano costa 4,45 €, quindi più di un euro in più a parità di grammi naturalmente, quindi ho considerato 10 grammi sul sito MaxBeats e 10 grammi sul sito quell'altro, insomma sull'altro sito italiano, e come vedete la differenza è sostanziale per quanto riguarda queste perline. Ho poi detto, mi fai vedere per curiosità le Nickel, le 150 Nickel, che è la cosa che forse ho pagato in assoluto di più su questo, in questo ordine. Qua costa 4,84 €, mentre sul sito italiano 5,95 €, anche qua abbondantemente un euro in più. Quindi vedete che la differenza inizia a essere sostanziale, perché se per ogni bustina c'è circa un euro in più, incomincia a essere tanta la differenza. Ho poi detto, fammi vedere un'altra bustina, sempre tra quelle che ho pagato di più, e ho preso queste qui che ho pagato 3,38 €, e sul sito italiano costano 4,45 €, quindi anche qua, come vedete, ben più di un euro di maggiorazione. Poi ho pensato, sì, però ho preso in considerazione tutte colorazioni particolari con finiture particolari che costano tanto, quindi dico magari su queste c'è un rincaro maggiore sui siti italiani. Ho detto prendiamo invece una perlina con una colorazione un pochino più standard, una perlina con una colorazione di base, e ho scelto l'Opaque Jet, che è una colorazione appunto semplicissima, in particolare la 49 della Toho.
dovrebbe chiamarsi proprio Opac Jet. E qui sul sito l'ho pagata 56 centesimi per 10 grammi. Ho detto mi fai vedere sul sito italiano. Sul sito italiano costa 80 centesimi. Come vedete il rincaro non è di un euro perché comunque è una finitura base. Però comunque tra 56 e 80 centesimi c'è una certa differenza, ecco, perché se noi vogliamo andare a guardare bustina per bustina, alla fine sono pochi centesimi, ci sta. Però su un ordine in cui voi prendete quasi esclusivamente Rokail, se andassi a sommare i prezzi di ogni cosa che ho comprato su MaxBids con i prezzi, considerando però il prezzo del sito italiano, sicuramente la differenza sarebbe parecchia. Non l'ho fatto perché non mi andava appunto di star lì a fare tutti i conti, però già con questi quattro confronti potete capire che la differenza è sostanziale. Io quindi con questo non vi voglio dire comprate da MaxBits, anche perché questa non è una collaborazione, non mi pagano per dirlo, è semplicemente un consiglio che io mi sento di darvi da creativa, da perlinatrice, e che insomma sta un po' attenta anche alle spese che fa, perché comunque noi spesso facciamo tanti ordini e ci piace comprare da vari siti, e questo lo faccio anch'io. Però quando cerco di fare degli acquisti mirati, per esempio se devo comprare tantissime perline le compro da Cadoro perché c'è una varietà infinita, faccio un ordine consistente all'anno, massimo due, così ammortizzo le spese di spedizione. Se mi servono le Rokail, me ne servono tante come oggi, le prendo da MaxBids. E anche se magari voglio prendere una confezione da 25 o da 50 grammi. E se invece per esempio mi serve una cosa al volo o una perlina particolare che non trovo su determinati siti, magari posso comprarle qui in Italia o da Perles & Co. Ecco, sta a voi decidere in base alle vostre esigenze, ecco, e anche alla vostra politica, ecco, se volete sostenere siti italiani o meno. Io diciamo che acquisto indifferentemente sia da siti italiani che da siti polacchi, francesi, insomma stranieri in generale, solo che di volta in volta a seconda del sito acquisto cose differenti in base appunto alle mie esigenze, quindi considerando anche appunto le finanze, perché comunque sia sappiamo che le perline non costano poco, almeno cerchiamo di comprarle con un certo criterio. Quindi ecco, io vi consiglio, se volete risparmiare un pochino, di comprare da MaxBids le Rokail, anche perché se ci pensate vi arriva con 50 euro di spesa gratuitamente, vi arriva il pacco tramite corriere. In Italia molti siti spediscono con corriere gratuitamente, ma sopra i 60, 70, 80 euro. Se ci pensate è molto conveniente, anche perché si fa presto a raggiungere i 50 euro. E passo a mostrarvi ora il resto del materiale, perché oltre alle Rokail ho preso anche qualcosina, poca roba insomma. Allora, ho preso delle candy. Queste perline ultimamente le sto comprando perché mi piace utilizzarle al fake soutache, almeno in linea di principio nella mia testa erano delle perline ottime per il fake soutache. Solo che ho riscontrato un problema. Allora, non sono perfettamente tonde, almeno non tutte, dipende dalla finitura. Per esempio queste tutto sommato sono abbastanza tonde, ed è una colorazione tra l'altro che adoro. Vi faccio vedere il codice sul sito, è la 13980, 10 per ogni confezione, le ho pagate 1,07 euro. Queste sono abbastanza tonde, se le guardate sono le classiche perline insomma a doppio foro, per chi non le conoscesse. Però poi ci sono delle colorazioni tipo questa, se voi le guardate lo potete notare che non sono perfettamente sferiche, laddove c'è il foro c'è una sorta di incavo, e non lo so, sembrano quasi esagonali, non so se voi questa cosa riuscite a percepirla. E quando le vado ad incastonare nel tubolare al rimbone per fare la lavorazione al soutache, al finto soutache, questa cosa si nota. E ecco, forse in questa qui si vede anche di più, non lo so. E quindi erano perfette come perline da incastonare all'interno delle mie lavorazioni al fake soutache, perché comunque hanno il doppio foro, si prestano bene ad essere ingabbiate dal tubolare, ma per il fatto che non sono perfettamente sferiche, poi la lavorazione tubolare viene ad assumere un po' non una forma perfettamente circolare, ma fa un po' di difetto in quei punti insomma dove la perlina rientra un pochino. E comunque vi faccio vedere le colorazioni che ho preso queste. Ho poi preso questa,
molto carina, e questo verde oliva, e sempre 10 per bustina. E ho poi detto, quelle più tonde magari le riesco ad utilizzare al fake soutache, quelle che invece sono meno tonde le utilizzerò in altre lavorazioni in cui non in questo piccolo difetto che hanno queste perline non ha importanza. E infine ho preso un paio di monachelle in acciaio. Come vi dicevo, questo sito non mi piace per quanto riguarda l'altro tipo di minuteria di metalli generici, invece magari se comprate l'argento o l'acciaio li andate insomma sul sicuro. Io quindi ho preso questo paio di monachelle molto carine, eccole qua, e le ho pagate 30 centesimi per questa coppia, è in acciaio inox e questo è il codice. E ho poi preso appunto le perle della Swarovski Iridescent Green da 4 mm. Le confezioni sono da 4 pezzi, io ne volevo 20, mi hanno mandato ben 5 bustine separate. Qua le vedete tutte insieme perché ce le ho messe io, ma vi immaginate una bustina per 4 perline, cioè io ci sono rimasta male. Ecco, come potete vedere, questa è una review onesta perché vi dico sia i pro che i contro. Non mi piacciono le minuterie metalliche in appunto con leghe generiche, non mi piace il fatto che sprecano tantissima plastica, non mi piace che sulle bustine non sia scritto né il nome né del prodotto né il prezzo, però mi piace appunto tanto il rapporto qualità-prezzo appunto delle perline, perché le Toho, le Miyuki costano pochissimo rispetto agli altri siti, quindi ecco, magari perdo un po' di tempo in più e me le segno io le cose sulle bustine, trasferisco i 5 grammi di ciascuna bustina in un'unica bustina, quindi ci sono questi inconvenienti, però d'altro canto appunto ogni tanto un ordine così di sole perline che costano poco ci può stare. Nulla, io spero che questa review vi sia stata utile, vi mando un grosso bacio e vi do appuntamento al prossimo video, ciao! Scherzavo, rieccomi qua perché mi sono dimenticata di mostrarvi queste due bustine, sempre prese appunto su MaxBeads, e mi sono fatta tentare anch'io delle nappine, non le avevo mai acquistate credo, però le vedo sempre in giro quindi ho ceduto anch'io, e sono vendute in bustine da 4 pezzi ciascuna, sono piccoline, sul sito ne trovate anche di più grandi, costano 27 centesimi appunto 4 nappine, e questo è il codice 16506 e 16504, e c'erano anche altri colori ma a me piacevano queste gialle, vediamo insieme come sono, le ho già aperte per conto mio e devo dire che mi piacciono, pensate dal sito mi sembravano più brutte che dal vivo mi sembravano più meno setose, più crespe, invece sono molto carine, sono lucide e hanno qui l'anellino argentato, davvero carine. E queste blu mi piacciono meno perché hanno qui il filo di un altro colore, questo io lo potevo tranquillamente vedere anche dalla foto e me ne ero accorta veramente, però mi piaceva talmente tanto questo blu che ho detto vabbè dai pazienza o lo tolgo e lo metto sempre blu oppure non lo so, lo lascio così, solo che questo mi vincola ad utilizzare il blu abbinato al verde, quindi boh non so. E poi qua vedete non sono proprio pari le frange, qua è evidente, però con una forbicetta andate a tagliare e via. Comunque devo dire mi piacciono abbastanza queste nappine, sono molto lucide, sono morbide, carine, mi piacciono, approvate dai, ci può stare. Ora è davvero tutto, ciao! Allora, ritorno per l'ennesima volta, non riesco a concludere questo video, ma se la review deve essere onesta, che onesta sia. Allora, avevo messo la videocamera e ho detto, già che ci sono, prima di imbustare le nappine, mi fai pareggiare con la forbicetta, no? I fili che scendono oltre, insomma, il limite della nappina. E mentre lo facevo, qua arrivo, lo faccio bene su tutte quante, arrivo a questa, la prendo in mano e guardate cos'è successo, si è tolto il filo, ecco, mi è caduto, il filo verde mi è caduto e questo è ciò che io mi ritrovo in mano, quindi le nappine sono belle ma c'è un po' di manutenzione da farci, quindi io adesso dovrò appunto, a parte che ora che guardo vedo che qua l'anellino è un po' rovinato, non so se lo percepite,
Quindi mi sa che cambio anellino e qui tolgo un filo di questi e con questo filo cerco di bloccare la nappina. Insomma, va bene. Avevo appena finito di dire che erano approvate, scusate, ma ho dovuto appunto specificare questa cosa. Penso che appunto fosse doveroso. Nulla, ora spero che per davvero sia tutto. Un bacione grande e a presto. Ciao.